Giorgio Repetto, abbiamo ascoltato in conferenza stampa, il Presidente ha fissato anche i ruoli nell'organigramma direttore sportivo. Sì, vabbè, ma non è importante la qualifica, perché si è deciso di fare un lavoro, un percorso insieme con Antonio Bocchetti, che è un ragazzo giovane che si appresta, ha già fatto veramente direttore sportivo sia a Fano che a Pagani, ma a questi livelli ci si affaccia ora, quindi credo che sia importante che lui prenda il possesso piano piano, partendo dallo scouting, però si sta interessando anche del mercato, ha conoscenze tra i procuratori, tra i direttori sportivi e tra i giocatori stessi, perché sono molti, con qualcuno dei giocatori che stanno in giro, lui addirittura ha fatto in tempo a giocare, perché ha 38-39 anni, per cui credo che non è che devo far da baglia, ma stiamo preparando una persona che nei prossimi anni deve diventare importante per il Pescara. Quindi, poi è chiaro che lavoriamo tutti insieme e, come diceva il Presidente, i giocatori cerchiamo di trovarli, come sempre successo, i contratti poi li fa lui. Ha detto Sebastiani, io e Giorgio ci siamo guardati 30 secondi e avevamo già deciso che era Zauri il prossimo allenatore. Sì, ma voglio dire, l'ho detto prima, se cerchi un profilo giovane e devi andare a prendere, conoscendolo magari come allenatore, ma no, perché magari ha fatto un campionato di C o qualcosa di giovanile, e non sappiamo che tipo di persona è. Ne abbiamo uno in casa che con lui ha lavorato benissimo e come persona si è sempre comportato bene, era abbastanza semplice e facile andare su di lui come scelta. Provo a fare qualche nome: Riccardo Sottil, cercherete di un rinnovo del prestito, e poi Moncini, che era stato cercato già dal Presidente Sebastiani a gennaio, c'è la possibilità di poter riallacciare il discorso? Io credo che per Sottil sicuramente ci proveremo, ma in questo momento non sapreste neanche con chi parlare alla Fiorentina, perché non si sa chi è che farà la direzione sportiva. E certamente il ragazzo ha già detto a noi che verrebbe volentieri, a me me l'ha proprio, mentre l'abbracciavo l'ultimo giorno, ha detto: direttore, io spero tanto di tornare qui e noi saremo felici di averlo. E per quanto riguarda Moncini, il Presidente l'aveva trovato a gennaio, col modulo di allora, ragazzo, non sarei sentita di venire, però onestamente oggi, dopo 15 gol di B, io penso che potremmo essere un po' in fondo alla coda che lo va a chiedere, insomma, quindi non so neanche se la SPAL magari ha intenzione di tenerlo come terza quarta punta, perché hanno dei giocatori abbastanza avanti con gli anni e hanno Antenucci che ha 33-34 anni, che ha un po' di richieste, quindi potrebbe anche rimanere in rosa da loro.